di questo ricordo che è proprio da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che spinge la porta e scusi che tutti la tirare da un stimato amico Facebook capoluogo Giuliano. Provo a vedere. Prendendo così. Come? Esistono circa 10.000 specie di uccelli. Alcuni fluttuano nel cielo, mentre altri passeggiano nell'acqua. E ce ne sono per ogni genere di taglia. Ad esempio, quella extra large. Tra gli uccelli più eleganti del Nord America c'è il cigno trombettiere. Ha il collo lungo circa 60 centimetri, che gli permette di raccogliere la vegetazione molto al di sotto della superficie dell'acqua. Il cigno trombettiere è il più grande uccello acquatico del pianeta. Un adulto pesa circa 13 kg e possiede un'apertura alare di oltre 2 metri. Avere grandi dimensioni è importante non solo per proteggere il territorio, ma per proteggere anche i piccoli. I comuni predatori di uccelli acquatici tendono a non mettersi contro il cigno trombettiere, perché potrebbero uscirne con qualche dolorosa beccata. All'inizio della primavera capita spesso di vedere un cigno maschio e uno femmina che danzano sull'acqua. La danza fa parte del rituale di accoppiamento. Romantico, però. Lasciamo questi piccioncini da soli. Il corvo è uno degli uccelli più imponenti al mondo. Non solo è grande, ma è anche completamente nero dalla testa alle ciambe. Persino gli occhi sono neri. Ma dietro al suo sguardo minaccioso c'è un cervello straordinario. I corvi sono ritenuti gli uccelli più intelligenti da solo. E uno dei motivi è che hanno una grossa corteccia cerebrale, ovvero l'area pensante del corpo. Possono comunicare agli altri corvi cose che sono successe in passato. Come e dove si trova qualcosa, o anche distanze. Questa è una caratteristica insolita per la maggior parte degli animali. Altro che cervello di gallina, non credete? Ci sono diversi uccelli incapaci di volare, come il pinguino in Antartide e il lemur in Australia. Ma il più grande uccello a non volare è lo struzzo. Lui vive nella savana africana. Questa zona ospita alcuni tra i migliori predatori al mondo. Animali come il ghepardo, il leone e il leopardo. Per sopravvivere, lo struzzo fa affidamento sulla sua vista fuori dal comune. Lo struzzo ha gli occhi più grandi di qualsiasi altro uccello, e non sono soltanto enormi, ma sono posizionati in modo da proteggersi dal sole. Hanno una struttura particolare, come la falda di un cappello, e possono scorgere oggetti molto lontani. Se siete dei predatori, forse fareste meglio a cogliere di sorpresa
qualche altro animale. Adesso conosceremo lo scoiattolo artico e scopriremo come riesce a sopravvivere nella rigida tundra dell'Alaska. Esistono 62 specie di sciuridi al mondo. Questo è uno scoiattolo artico. Vive nell'immensa tundra dell'Alaska. Questo scoiattolo è sempre in movimento, probabilmente perché è tra gli alimenti preferiti da volpi artiche, ghiottoni, linci, orsi grizzly e aquile. Un comportamento tipico è quello di sollevarsi sulle zampe posteriori. Lo fanno per scorgere i predatori. Controllano se qualcuno nella zona ha l'intenzione di divorarli. Shh, va piano, amico. Con tutti questi predatori in agguato, forse è meglio abbassare il ponte. Sì, questa è un'ottima idea. Corri a nasconderti. Alla prossima puntata. In questa puntata. Sapevate che il pesce palla è velenoso? Se mangiato da un uomo, il veleno può paralizzare il diaframma e causare la morte e il soffocamento. Vedrete come in appena 5 secondi... Da quello che ho parlato sicuramente con il servizio stampa. Nicken Olsen. Se non esistesse, molti altri animali scomparirebbero. Ma adesso... in piccola serie in questo Garibaldi 49 a Milano. Benvenuti nel loro favoloso mondo. Possono sembrare degli organismi inanimati, ma in realtà sono vivi. E per la precisione, quando un predatore o una persona ingerisce questa tossina, subisce una paralisi muscolare. Questa difesa naturale permette al pesce palla di sopravvivere più facilmente, predando una grande varietà di specie che altrimenti non sopravviverebbero.
mantiene la quantità di pesci nell'ecosistema ad un livello gestibile. Poi ci sono i grandi spugnatori. Non ho sentito. Attiva. Questa stazione di pulizia e i gamberetti pulitori vengono fuori e vanno nella sua bocca per raccogliere i pezzetti di cibo. Sono noti anche per pulire le branchie della cerchia, quindi mentre il gambero ha il vantaggio di fare il buon pasto, la cerchia si ripulisce dai resti di cibo. È una cosiddetta relazione simbiotica. Due specie diverse ottengono un beneficio reciproco. Questa interessante creatura, il pesce navigella, svolge un ruolo simile a quello di un altro animale terrestre, l'uomo. È un agricoltore esperto. Il pesce navigella coltiva le alghe che adora mangiare. Inoltre, non si limita a farle crescere, non fa avvicinare nessuno e le protegge con forza attaccando gli altri pesci. Sembra addirittura che abbia aggredito sobborsatori e nuotatori che si sono avvicinati al suo occhio. Proprio così. Le creature nella barriera corallina collaborano come una perfetta orchestra accordata e armoniosa. Ciascun organismo è uno strumento armonico da seguire, tutti accuratamente bilanciati a formare una sinfonia perfetta. In questo caso, più da ammirare che da ascoltare e da proteggere ad ogni costo. Adesso scoprirete perché il cuore di un colibrì batte 20 volte al secondo. E inoltre vedrete il pensiero di avere 500 milioni di chilometri quadrati. Tocca al nord paese e costituisce più della metà delle foreste pluviali rimaste sulla terra. Una estrema varietà di creature è una vera meraviglia della natura. Proviamo a mettere su internet. Nella foresta amazzonica spicca uno degli animali. Vediamo un po' che effetto che fa. Una gamma meravigliosa temporale. Con una vita divertissima. Ho prenotato con la Blocky Sony, ho posto un obiettivo esatto per i fisici, per ribelle fino alla saggezza dei segni tessuti. Ma per la farfalla è come se passasse da una specie all'altra, da viscidi bruchi a meraviglie alate. Sopra una lite un doppio ingrandimento. Ancora vi saluto. Il nettare con la sua filtronda. I granelli di colline che restano attaccati alle ali, alla testa o alle zampe cadono sugli organi genitali di un'altra pianta, fecondandola. Non lo fanno di proposito, è un incidente, ma molto positivo. Un altro impollinatore della foresta pluviale è il colibrì. L'aspetto più affascinante di questa creatura è il suo volo statico. Il colibrì è rinomato per la velocità del battito delle sue ali. Le batte molto velocemente, all'incirca 70 volte al secondo. Pensateci per un secondo. Ok, tempo.